Ciao, sono Mira. Mi sono diplomata l'anno scorso presso l'Istituto Tecnico Tecnologico Bonarroti all'indirizzo CAT, Costruzione Ambiente e Territorio. Questo percorso di studi mi ha portato sia ad iscrivermi all'università, infatti in questo momento sto frequentando la Facoltà di Ingegneria dell'Architettura a Trento, sia comunque a trovare un posto di lavoro, in quanto finiti gli studi ho trovato un posto di lavoro nel settore tecnico per cui avevo studiato. Sicuramente tutto ciò è stato possibile grazie alle numerose esperienze e progetti che l'istituto mi ha permesso di fare, oltre che all'apparato innovativo che questa scuola riesce ad offrire. Ovviamente, data la mia esperienza e comunque qualcosa che penso che nel 2020 sia ovvio, considero che questa scuola sia prettamente consigliata anche alle ragazze, non solo ai ragazzi, come un vecchio stereotipo poteva far credere. Sono Luca Della Torre e mi sono diplomato in meccanica e meccatronica nel 2020. Ora sto frequentando il primo anno di ingegneria industriale a Trento. Grazie al percorso di studi presso l'Istituto Buonarroti ho potuto approfondire sia materie teoriche, ma anche materie tecniche, sempre con un occhio di riguardo verso la lingua inglese. Inoltre ho potuto frequentare moltissime attività extrascolastiche, tra cui percorsi di studi all'estero, visite guidate in aziende innovative del territorio, gare di dibattito, gare sportive, eventi teatrali e anche progetti di azienda simulata. Tutto questo mi ha permesso di costruire delle basi solide per poterle poi utilizzare nel percorso di universitario. Ciao, sono Michele, mi sono diplomato l'anno scorso all'Istituto Buonarroti. Ho frequentato il corso di chimica che mi ha dato delle conoscenze molto specifiche, ma anche abbastanza generali, che mi permettono adesso di seguire la facoltà di fisica qui all'Università di Studi di Trento. Un punto focale di questo istituto sono i progetti al suo interno che coinvolgono molto gli studenti. E il collegamento molto, molto importante anche dell'istituto con le aziende territoriali, ma anche extraterritoriali, che ci è anche stato permesso di visitare. Ciao a tutti, sono Matteo Leonardi e mi sono diplomato presso l'Istituto Buonarroti nell'indirizzo di chimica. Questo percorso di studi mi ha permesso di entrare nella facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia. Oltre alle competenze tecnico-scientifiche che questo istituto è riuscito a darmi, devo riconoscere che anche le competenze tecnico-gestionali non sono state da meno. Ciao, io sono Andrea e mi sono diplomata in informatica e telecomunicazioni al Buonarroti nel 2019. Pochi mesi dopo il diploma ho iniziato un tirocinio come sistemista in un'azienda di informatica, nella quale sono poi stata assunta e dove sto lavorando tuttora. In parallelo ho iniziato a seguire il corso di laurea in sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche e sono attualmente al secondo anno. Si tratta di un corso molto specifico e credo che se avessi fatto un percorso scolastico diverso non sarei riuscita a seguirlo e sicuramente non a seguirlo e lavorare in parallelo. Mi chiamo Alex Audi Grevetta e mi sono diplomato in elettrotecnica ed elettronica nel 2020. Attualmente sto frequentando la facoltà di ingegneria per l'ambiente del territorio a Trento e devo dire che il Buonarroti mi ha preparato molto bene, soprattutto per quanto riguarda le materie tecnico-scientifiche, come la matematica, la fisica o la chimica. E ai tempi della mia scelta di quale indirizzo intraprendere, finito il percorso delle medie, ero molto indeciso e non sapevo cosa avrei voluto fare una volta finiti gli studi. Così scelsi un tecnico perché sapevo che mi avrebbe lasciato aperte sia la strada del lavoro sia la strada del proseguimento degli studi. E col senno di poi sono felice di aver scelto il Buonarroti perché ho ricevuto un grande supporto da parte della scuola e dei professori nella mia scelta riguardante il futuro, quindi grazie ai tantissimi percorsi, tantissime esperienze che la scuola organizza per aiutare gli studenti a intraprendere la scelta più adatta alle loro possibilità e alle loro passioni. Sono Luca Menestrina, mi sono diplomato come perito chimico all'ITI Buonarroti di Trento e mi sono laureato in chimica e tecnologia farmaceutica all'Università di Bologna. Adesso sono un dottorando in Data Science and Computation nell'ambito della scoperta di nuovi farmaci. Dico spesso che la scelta dell'ITI è stata la migliore della mia carriera accademica, perché mi ha dato delle ottime basi teoriche, tanto che sono stato facilitato nei primi esami all'università. In più, mi ha anche insegnato come davvero si vive in un laboratorio e si lavora. Grazie
Dall'esperienza dei miei compagni di classe, sono certo che l'ITI dia anche un'ottima preparazione per l'inserimento nel mondo del lavoro. Ciao a tutti, mi chiamo Fabio e ho frequentato il corso di elettrotecnica del Buonarroti. Scelsi questa scuola perché fin da subito mi fu chiaro che avrebbe potuto aprirmi parecchie strade a livello lavorativo. Consiglio questa scuola a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno voglia di capire cosa ci sta dietro a tutto ciò che noi diamo per scontato, no? Si è accesa una lampadina perché? Che come è potuto succedere? Il mio consiglio più grande è quello di farvi contagiare dalla, come si può dire, dalla curiosità come bambini, perché sarà il modo migliore e più bello per riuscire ad imparare senza far fatica.